sono molto legato, sono cresciuto qui, sono nato, cresciuto. L'infanzia negli anni 50, quando comunque il paesaggio era molto diverso, molto, abbastanza diverso. Per esempio, visto che si parla anche di bonifiche, della fiume, eccetera, insomma, io mi ricordo, ho dei ricordi molto, molto precisi, molto belli di quando si andava a fare il bagno nella bonifica, di quando prima da bambini piccoli si andava nella bonifica e poi man mano che si cresceva si passava invece nel fiume più grande, ed era già un passaggio di maturità e di insomma, era quasi una conquista. C'erano dei paesaggi straordinari che adesso sono leggermente intaccati, spero che possano ritornare come erano prima, canneti, cose varie, che sono venuti a Reggiolo, i miei amici, eccetera, sono rimasti sempre tutti molto, molto colpiti dal paesaggio, la campagna, sia d'inverno con la nebbia, e sia in primavera, estate, con i vari passaggi, i pergolati, le viti, la campagna assolata con i pioppi cipressini, i viali con... sono rimasti sempre tutti molto, molto, molto colpiti. L'ultimo, 3 anni fa, c'erano Rupert Everett da Parma, qui io lo portai qua, cioè rimase sconvolto, ma veramente sconvolto. Era ammiratissimo e molto preso da tutto il paesaggio. Sopravvive comunque alle brutture che nel frattempo, negli anni, si sono accumulate, ahimè, tipo capannoni orribili e cose. Insomma, bisognerebbe cercare un po' di dire. Secondo me è abbastanza diretta la cosa, insomma. Questi dei corsi d'acqua continui, gli alberi, questi casolari, i campi arati, sono sempre molto affascinanti, molto. Anche il paesaggio sotto la nebbia, sempre, oppure con la Galabruzzo, cose magnifiche. No, credo che arrivino, siano abbastanza dirette, insomma. Non ci voglia, sì, certo, la sensibilità ci vuole sempre. Questo.